la manuale. Questo qui è l'acceleratore del tempo. Se fai così il tempo passa più in fretta e ti avvicini più in fretta all'obiettivo senza dover aspettare. Questi qui sono i tre pulsanti per scegliere i tubi lanciasiluri da cui vuoi far partire il siluro. 1, 2 e 3 in questo caso. Sono tutti e tre uguali perché in ciascuno è caricato lo stesso tipo di siluro, il T1. Questo pulsante serve per scegliere se il siluro deve esplodere quando va a sbattere contro la nave oppure quando sente la nave vicina per il campo magnetico, si chiama detonatore magnetico. Il detonatore magnetico è più utile, vedi così è disabilitato, impact detonator vuol dire detonatore impatto, così è abilitato, più utile quello magnetico. Perché se esplode sotto la, fai, il siluro può esplodere sotto la nave, non contro. Esplodendo sotto crea una bolla di vuoto in cui praticamente la nave viene risucchiata tendendo a spezzarsi in due se la becchi a metà, quindi fa molto più danno. Qui ci sono due parametri dei siluri, la velocità, che in genere si lascia sempre sui 40, e si può far scendere a 30 per sparare più lontano. Vedi che questa linea verde si è allungata. Però dato che in genere si attacca, vedi adesso si è accorciata, in genere si attacca molto da vicino, per cui almeno io faccio così, non so, 1500, 1000 metri, ma vicino il più possibile per evitare di buttare via siluri, si spara sempre a 40 nodi, che così il siluro arriva prima. Questo qui serve per sparare una salva di siluri, cioè più di un siluro alla volta allo stesso obiettivo. Se faccio così e sparo, ne partono tre. Lo uso poco perché aprendosi a ventaglio i siluri, se la nave è piccola è molto probabile che uno o due dei tre non vadano, passino davanti o dietro la nave. Questo pulsante qui serve per agganciare l'obiettivo, vedi che adesso è diventato bianco. Sganciato, agganciato. Poi, beh, qui c'è la lista dei miei sottomarini, fa niente. Qui ci sono i comandi per il sottomarino. Allora, questo qui è la velocità. Puoi mettere o la velocità in nodi 9, 10, 11, vedi qui sotto che c'è 8. È il massimo perché sono in immersione. 7, 6, 5, vedi che si sposta. Oppure utilizzare quello che. Questo copia quello che c'era sui sottomarini veri. Dare, diciamo, come dire, delle velocità di massima. Quindi questo corrisponde a 3 nodi. Questo corrisponde a 5. Questo corrisponde a 6. Ovviamente più vai veloce sott'acqua, più fai rumore, più ti possono sentire. E non solo, più ti possono anche vedere perché a periscopio su, perché a periscopio andando più veloce fa più schiuma nell'acqua, quindi ti vedono da più lontano. Questo qui è per girare. Tu immaginati che questo ago sia il sottomarino. Quindi se vuoi che il sottomarino, ok, gira a sinistra, sposti, clicchi a sinistra dell'ago. Vedi che gira a sinistra. Se vuoi che giri a destra, clicchi a destra. Se vuoi puoi impostare la direzione direttamente con le freccette in gradi, dove 0 è verticale davanti a te. 90 gradi è come cliccare qui. Eccetera, eccetera. Vabbè, questo devi farci un po' la mano perché magari non è intuitivo. Se no, se clicchi qui, puoi controllare direttamente il timone. Se invece scegli la direzione, il timone viene controllato automaticamente, cioè quando arriva la direzione che hai scelto, il timone viene messo a zero. Se invece clicchi a mano sul timone, il timone resta bloccato nella posizione che scegli. Non serve a molto, serve quando scappi dagli incrociatori. Questa qui è la profondità. Profondità periscopio è 12 metri. Qui serve, quando schiacci qui ti fa vedere più metri, serve per scappare. Quando ti devi immergere, non so, 50 metri, usi questa visuale. Quando invece devi, diciamo, controllare, cioè, profondità minori, usi questo. Con questo tasto vai a quota periscopio. Con questo tasto emergi. Con questo tasto fai il cosiddetto crash dive. Quando devi scappare di botto da un attacco, se schiacci questo viene messo il motore al massimo e una profondità di circa 50 metri, così hai la massima velocità di immersione. Io non lo uso mai perché col fatto che mettono il motore al massimo ti sentono tutti i cacciatorpedinieri, eccetera, e quindi è peggio. Allora, tanto vale rimanere col motore a giri bassi e immergersi settando a mano 50 metri, per dire. Periscopio. Così il periscopio è abbassato e infatti non vedo niente. Se vedo, sento solo la direzione dalla quale proviene il rumore di un'elica. Quindi questa linea nera cosa vuol dire? Che in questa direzione viene prodotto un rumore da un'elica. Infatti
Infatti, se io tiro sul periscopio, vedo che in effetti lì c'è una nave. La nave può essere fuori portata visiva, ma essere a portata di periscopio. Scusami, può essere a portata di periscopio, può essere a portata dell'idrofono, cioè tu puoi vedere la linea nera senza che sia ancora visibile col periscopio, ok? Questo qui è il periscopio d'attacco, questo qui è il periscopio d'osservazione. In genere si usa solo quello d'attacco perché quello d'osservazione ha solo un angolo di visione più ampio, ma non serve praticamente a niente. Vedi, cioè questo angolo è più grande, quindi puoi vedere più mare allo stesso tempo, ma in realtà alla fine la differenza è così poca che si usa sempre il periscopio d'attacco. Questa qui serve per impostare la profondità a cui viaggia il siluro, che deve essere circa 1 metro sotto il pescaggio della nave, così esplode sotto la nave. Ok? Vabbè, qui batteria, benzina, qui quanto sei visibile, ma sono cose che servono a poco. Questa qui è la mappa, tu sei il nero, i quadratini sono mercantili, mentre i triangolini sono tra gli aerei, ma non li vedi mai, e invece i rombi sono le navi da guerra, che in questo caso non ci sono. Allora, qui c'è una nave sola, il metodo d'attacco migliore è circa quello che vedi qua. Tu vedi che la nave ha questa rotta, se la vuoi vedere meglio puoi farci una riga così. Ecco, giustamente se è impallata non me la fa fare. Vabbè, tu puoi disegnare sulla mappa, fai una riga che passa attraverso la nave, così hai una vaga idea della sua traiettoria, che è la sua rotta, che è circa così. Ok, tu ti devi mettere l'ideale, questo ti parlo dell'ideale, non è che sempre puoi fare tutte queste raffinatezze. L'ideale è avere, rispetto alla rotta della nave, un angolo d'attacco che non a 90 precisi, ma leggermente più, diciamo a 20 gradi in più. Quindi anziché fare un angolo tuo, avvicinarti a un angolo retto rispetto alla rotta della nave, ti puoi avvicinare a, diciamo, anziché a 90 gradi, quest'angolo può essere un pochino più aperto, ok? Perché così il tubo lanciasiluro poi si ritroverà perfettamente allineata la nave. L'ideale è colpire la nave perfettamente a perpendicolo col siluro, però sono casi molto fortunati. Quindi tu selezioni il bersaglio, poi ci sono tutti questi omini. Allora, questo qui è l'ufficiale addetto alle armi. L'ufficiale addetto alle armi è quello che usi quasi tutto il tempo. Ti permette di identificare il tipo di nave, che è la prima cosa che fai in genere quando entri in contatto con una nave nemica. Ci mette del tempo perché deve fare tutte le sue cose, i suoi calcoli, eccetera. E lui ti dice che nave è. Quindi è un freighter, vuol dire una nave da carico. Inglese, Hog Islander è la classe. E questo è la portata in tonnellaggio, il tonnellaggio. Cioè tu se l'affondi, affondi 6.000 tonnellate di nave. Adesso se tu col mouse vai qui e tieni il mouse fermo, te lo scrive. Vedi Hog Islander, 5, eccetera, eccetera. I dati che lui raccoglie vengono riportati qua. L'altra cosa da fare è calcolare il draft. Il draft è il pescaggio. Quindi, se il draft è 5, tu sul siluro qui imposti 6. Se il draft è 2, qui ci metti 3. Ok? Quindi praticamente sempre 1 metro più del draft che ti dice l'ufficiale alle armi. Guarda. Il draft è 5.4. Allora tu metti 6. 5.4 si mette 6. Allora, io in genere preparo più tubi lanciasiluri con gli stessi valori. Ok? Perché così posso sparare più di un siluro di fila senza dover rimpostare tutto, vedi? Sono già tutti con il detonatore magnetico a 6 di profondità. Poi, sempre lui ti può dare la distanza, che è molto utile saperla, però così fare delle stime. La distanza in chilometri è l'obiettivo. Fai conto che io sparo, come ti dicevo, 3.500 in giù. Siamo a 5.400, siamo molto lontani. Poi ti può dare la velocità che ti serve di massima per farti eventualmente dei calcoli sulla tua rotta o quanto tempo ci impieghi, oppure per vedere se i cacciatorpediniere, che qui non ci sono, sono diciamo a velocità di crociera o stanno attaccando qualcuno, che passano tipo da 12 a 25 nodi. Qui questo qui va a 9 nodi, ti serve anche per regolarti rispetto alla tua velocità, che è questa qua. Così puoi sapere se sei più lento o più veloce in questo momento. Per esempio, se sei ad angolo retto e ti metti a 9 nodi, cosa che questo sottomarino non raggiunge in immersione, tu sai che se sei ad angolo retto state convergendo alla stessa velocità, eccetera. Quindi
Questo qui serve per calcolare una soluzione di lancio per i siluri. Esempio, scegli un tubo lancio a siluri, ok, e poi fai così. E si mette a fare i suoi conti. Prima calcola la distanza dell'obiettivo. Cinque metri. Poi calcola l'angolo di attacco del siluro, cioè quando il siluro esce dal sottomarino curva, e qui lui calcola di quanto deve curvare. Ma a te non interessa, è giusto per conoscenza, te lo dico, lui fa tutto in automatico. Poi qui calcola la velocità della nave a cui stai sparando, e il risultato, adesso lo vedrai apparire quando ha finito il conto. Ecco, questo è il punto in cui sparerà il siluro, cioè se adesso faccio fuoco, il siluro parte lungo questa traiettoria e va a colpire, diciamo, questa è una proiezione della posizione futura della nave quando il siluro andrà a bersaglio, che già non è male, però siamo troppo lontani. Quindi praticamente prima di sparare un siluro tu devi fargli fare questa cosa, fargli finire questa cosa. Ci impiega del tempo, per cui va tenuto in conto. Cioè se tu sei in una situazione un attimino di fretta, arrivano navi nemiche che stanno arrivando, eccetera, devi tener conto che ci metto un po' a fare i calcoli, sennò rischi di arrivare all'ultimo momento senza aver prodotto il siluro da sparare. Perché se lo spara adesso viene sparato di qui e ovviamente quando arriva la nave è più avanti. Per cui devi fargli fare sempre i primi calcoli a lui. E queste sono le cose che può fare lui. L'ufficiale dell'osservazione può mettere, può fare poche cose: mette la gente a sparare al cannone antiaereo, oppure questo è importante in certe missioni, il riconoscimento delle navi, perché certe missioni ti dice che devi fare questa operazione su tutte le navi di un convoglio per trovare quelle che vuole lui. E la missione è solo quella. È difficile perché devi rimanere nascosto. Questo invece fa delle cose utilissime. Il crash dive, che è uguale a questo, non si usa quasi mai. Questo qui non si usa mai perché lo fa automaticamente. Quando sei in superficie, clicchi qui, carica le batterie con i motori diesel. Perché in superficie si va a diesel, immersi si va a batterie. Questo è utilissimo. Quando tu sei in silent running, la velocità viene messa al minimo. La ricarica dei tubi lanciasiluri viene bloccata e tutto l'equipaggio non fa rumore. Rallenti molto, infatti vedi due nodi e non fai più rumore, ti sentono molto meno. Contro una nave come questa non cambia nulla. Invece contro i cacciatorpedinieri cambia tutto perché non ti sentono più, non sanno più dove sei, eccetera. Questo qui è l'ufficiale come si chiama? Quello che fa le rotte, che non serve a niente. Questo qui ti può dire quanto la profondità sotto la chiglia, però fai rumore, ti sentono e non è il gran, non è un, non si usa praticamente mai. E gli altri due non servono a niente. Sonar Bearing ti dice, manda un ping sonar e ti fa vedere dove sono le navi, però le navi ti rilevano, per cui è una fregatura, quindi non si usa mai. E questo qui, il sonar report, serve per sentirti, ti dà un'indicazione inutile sulle righe nere quando sei immerso, ti dice se è vicino o lontano il contatto acustico, le righe nere che ti dicevo all'inizio, inutile, quindi praticamente non si usa. Questo qui si usa solo nelle missioni in cui bisogna guardare le navi con il watch officer, quando fai così, target recon, guarda, te lo faccio vedere. Adesso ecco, è troppo lontana, devi avvicinarti a meno di 2500 metri. Una volta che hai fatto il riconoscimento delle navi in certe missioni, devi allontanarti, emergere e mandare il contact report e finisce la missione, fine dell'utilità. Questo è un po' il discorso di sto gioco. Più che altro la cosa importante è riuscire ad avvicinarsi alla nave con la giusta angolazione. Adesso vedi che qui c'è un triangolino verde, questo qui, vuol dire che secondo lui in questo momento sono nella posizione migliore per sparare un siluro. Peccato che sia secondo me troppo lontano. Allora adesso facciamo una cosa che non dico sia un trucco, ma ci si avvicina, che è andare a 7 metri di profondità. Senti che rumore cambia. A 7 metri di profondità non siamo emersi, è visibile solo la torretta, però possiamo già utilizzare i motori diesel e quindi andare molto più veloce. Se ci fai caso arriva a 15 nodi. Però non sono emerso. Se fossi emerso mi vedrebbe subito. Questo cerchio rappresenta quanto lontano la nave mi vede. Per cui se io entro dentro questo cerchio mi può vedere. Allora adesso sto andando a diesel perché mi voglio avvicinare un po'. E per poi, diciamo, riacquistare un angolo vantaggioso di tiro.
Perché adesso sono troppo lontano. Se sparo adesso, difficile che piglio. Magari piglio anche, ma magari no. Adesso siamo. Saremo a, boh, 4 km. Una roba del genere. Troppo. Il siluro ci arriva, però. Siamo a 3.687 metri. Io sparo dai 1.500 in giù. Se hai un ottimo angolo d'attacco, puoi sparare anche un po' più lontano. Se invece l'angolo non è perfetto, devi sparare da vi più vicino che puoi. Visto che qui, se no, stiamo a aspettare 2 ore, poi si può accelerare il tempo. Bisogna evitare di entrare nella sua zona di visibilità, cercando di avvicinarsi il più possibile. Qui stiamo ancora andando a motori diesel. Per questo che ci vede da così lontano, perché siamo mezzi emersi praticamente. Distanza 3.403. Se noi guadagniamo rispetto alla rotta della nave un certo vantaggio in termini di chilometri, poi possiamo girarci, avvicinarci più lentamente o in immersione addirittura con più tranquillità. Se invece gli siamo addosso e siamo in una posizione tipo qui, se fossimo dietro, non riusciamo a sparare un siluro con un'angolazione vantaggiosa, per cui praticamente certe volte devi proprio mollare, perché se non la raggiungi più la nave va più veloce di te, sempre. Se tu sei immerso, e per avvicinarti abbastanza da sparargli sui 1500 metri devi essere sempre immerso, perché sennò ti vedono. Possiamo anche scendere un po', fai a 10 nodi, che in immersione non ci andiamo, possiamo fare una rotta un pochino più stretta, così ci avviciniamo. Poi uno continua a controllare la distanza finché più o meno 3.100 è sempre un po' tanto. Altre volte una cosa che faccio, anche se un po' noiosa, tu vedi un attimo, se mi facessi disegnare sarebbe bello, tu vedi un attimo, la sua rotta, ti metti già in una posizione buona e poi lo aspetti. Lui piano piano arriva, fin quando arriva in una posizione ottimale di fuoco, tu spari il siluro. Tu sei fermo, immobile nel mare, e non ti vedono perché non fai scie, non fai rumore, non fai niente, sei quasi invisibile. Adesso se scendiamo ancora, metti 8 nodi. Il punto è che a 8 nodi ci si va anche in immersione, quindi ci possiamo anche immergere. Ah, una cosa non ti ho fatto vedere. Aspetta, aspetta. Sempre a 7 nodi. C'è un vantaggio ulteriore. Oltre a poter andare a diesel ad essere poco visibile, se tu tiri giù il periscopio, vedi le navi, ma la loro visibilità è molto minore. Per cui hai un ulteriore vantaggio per poterti avvicinare in fretta. 7 metri di profondità, motore diesel, puoi andare veloce e sei poco visibile. Senza questo, tante missioni non le fai, perché in immersione sei lento. Ah, qui mi sta avvisando che ci ha visti per qualche sfigata. A volte succede, anche se sei fuori dalla sua portata, se fai troppo rumore ci vede. Allora la nave gira. Intende andare a zigzag, per cui colpirla è più difficile. Però questo, diciamo che è un livello facile, per cui anche se la nave fa un pochino di zigzag la si becca lo stesso. Qui conviene andare già in immersione. Vedi, il suono dei motori cambia perché adesso stiamo andando a diesel. Così agganci il bersaglio. Allora, così occhio, se andiamo a questa velocità ci avviciniamo troppo. Quest'angolo qui, cioè l'angolo fra la tua rotta e la sua, deve essere, vedi quest'angolo qua, deve essere intorno a 30-20. Adesso, mano a mano che noi ci avviciniamo, si stringe. Cioè, praticamente, adesso vedi, sta aumentando e non va bene, deve diminuire. Quindi addirittura possiamo anche andare in retromarcia. Cosa che non è proprio l'ideale dell'eleganza, ma funziona. Se spariamo adesso un siluro, cioè, rischio altissimo che non lo prendiamo la nave. Perché vedi, la prenderemmo per il lungo. Invece il siluro deve arrivare il più possibile perpendicolare contro la nave. Adesso aumenta la velocità a cui passa il tempo.
Adesso, quando questo angolo inizia a chiudersi, 70, 60, 50, 40, per noi è meglio. Visto come siamo messi di posizione, dovremmo sparare intorno ai 50, 60, purtroppo, però vabbè. La nave sarà così vicina che dovremmo prenderla lo stesso. 1500 metri già è una distanza che può anche andare bene. Allora, adesso stiamo andando all'indietro, rallentiamo. Vedi che lei continua a fare zigzag. Se non ci avesse visto, cioè se avessi fatto meno casino, non ci vedeva, continuava ad andare dritta e non c'era problemi. 1300 set. Possiamo provare. Proviamo perché la vedo dura avvicinarsi più di così. Adesso andiamo in silent running. Così lei non ci vede di meno, ci sente di meno, ci tranquillizza, si tranquillizza, eccetera. Mi tranquillizza anch'io. Questo cerchio si dovrebbe stringere perché rallentiamo. Ecco, possiamo già calcolare una soluzione di lancio. L'angolo, vedi, se arrivasse intorno a 30 sarebbe meglio. Il triangolino non è più verde, però a questa distanza, guarda, la sta calcolando, adesso ce la dice. A questa distanza dovrebbe 1285, meno di così. Sì, se spari sugli 800 becchi di sicuro, però vuol dire che gli sei andato quasi addosso. I siluri arrivano a 5 km, quindi questo qui è la regolazione fine dell'altezza del periscopio. Così vedi, puoi abbassarlo un pochino, tenerlo proprio a pelo d'acqua. Questo è il livello dell'acqua. Tenendolo proprio a pelo d'acqua, ecco, a questo punto spariamo. Siluro è impostato a 40 nodi, quindi va molto veloce. La nave va a 9 nodi. Intanto quest'angolo continuerà a chiudersi poco a poco. Adesso la nave sta facendo un po' di sterzate per ingannare i siluri, per cui non è detto che prendiamo. Ecco, vedi le navi, se tu ci vai sopra col mouse, vedi questi che sono divisi in quadratini? Per affondare una nave devi riuscire a far diventare con la croce sopra la metà più uno dei quadratini. Quindi se qui sono 2, 4, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 quadratini, dobbiamo farne 8 rossi con la croce. L'ideale è colpire a metà della nave, non davanti o dietro come adesso, che fai molti più danni. L'abbiamo presa. E gli abbiamo fatto niente, niente, praticamente non abbiamo fatto un cavolo. Ah, perché vedi, il siluro è esploso troppo presto. Qui quando succede così non gli si fa nulla. Allora adesso dobbiamo calcolare un'altra soluzione. E abbiamo, diciamo, tra virgolette, poco tempo. Perché se no poi, se ci passa oltre, siamo in un punto di sparo estremamente svantaggioso. A questo giro aumento a 7 una delle altezze di fuoco dei siluri, l'altra la lascio normale, gliene sparo due di fila. Non abbiamo fatto assolutamente nulla col siluro di prima. Ah, c'è un mezzo trucchetto per cui con una sola soluzione di tiro puoi sparare più di un siluro. Faccio vedere. Lui la calcola. Tac, spari il primo siluro, cambi tubo, poi ti sposti con il periscopio dove vuoi tu e spari il secondo. È un trucco nel senso che così ti risparmi di dover ricalcolare tutto quanto, tutta la soluzione di tiro per il secondo siluro. Perché in certi casi i siluri devono essere uno dietro l'altro, se no la nave colpita, soprattutto quelle veloci, cambiano direzione, fanno tutte le loro cose, non le becchi più. Quando sei in silent running i tubi dei siluri non vengono ricaricati. Quindi possiamo anche uscire dal silent running. E vedi che i siluri vengono ricaricati in 110 secondi uno. La nave curva, vedi? Ha curvato verso sinistra per cercare di evitare i siluri. Questa l'ha presa sempre in un punto sfigato. E forse il secondo manco la prende. Sì. Però vedi, siccome l'ha preso nello stesso posto, gli abbiamo fatto poco danno. Adesso non abbiamo tubi siluri carichi, quindi in genere una nave del genere, con un
siluro o due, sparato giusto, lo butti giù. Per cui, come esempio, ti sto facendo un brutto esempio di come si attacca una nave. Però vabbè, è andata così. Beh, mentre ricarica i siluri, ci conviene cambiare, riposizionarci, perché adesso siamo troppo vicini. Sotto i 350 metri il siluro non esplode. Quindi bisogna essere almeno a 400-450 metri, ma anche 450 già sei troppo vicino. Adesso siamo sui 900, va bene, la nave è che è grande. Sembra più vicina. La profondità del siluro, qui è draft 5.4, quindi puoi mettere o 6 o 7. Prima è esploso troppo presto, vuol dire che probabilmente ha sentito il campo magnetico troppo presto, per quello poi il secondo siluro che abbiamo sparato l'ho messo a 7. Cioè un po' di più, così esplode un pochino più avanti. Appena viene carico, perché adesso non possiamo calcolare una soluzione perché mi dice che non ci sono tubi tubs flooded, vuol dire tubi lanciati siluro allagati, cioè con dentro il siluro. Quindi detonatore magnetico la mettiamo a 7 metri e gli facciamo qui. Ecco, quando fai un calcolo è meglio se il timone è dritto, così, ecco, cioè praticamente tu mantieni una rotta fissa, così i calcoli per lui sono più facili. Qui va su e giù perché l'ondeggiamento delle onde del mare così a volte impedisce la visuale. Facile che ne servirà un altro ancora di sicuro, perché sta nave è bastarda. Nel senso che è grandicella, ci ha visto, sta facendo zigzag. Vabbè, vediamo. Vedi, quando scrive Torpedo Solution Calculated, tu puoi sparare. Adesso si sta allontanando. Quindi ci conviene andare a manetta, cercare di non perdere il contatto. Perché essendo un mercantile non scortato potremmo anche emergere e tirargli le cannonate, ma purtroppo questo sottomarino non ha il cannone. Questo siluro non va sicuramente a segno. Ah, ci dobbiamo proprio avvicinare parecchio. Andiamo a 7 metri, andiamo diesel, ci avviciniamo e gli spariamo a bruciapelo, perché sennò non la tiriamo giù più. Cioè, questo è praticamente l'esempio di come non fare per affondare una nave. Ho sparato un sacco di siluri, mi sono fatto vedere, la nave ha iniziato a fare zigzag, ho sparato un sacco di siluri, uno tra l'altro è esploso troppo presto, insomma c'è tutta una serie di errori miei. Per cui ci tocca fare delle vaccate. Vaccate nel senso che se le fai con le navi militari vicine. Ti affondano. Tra l'altro questi siluri si vedono quando vanno, fanno le bolle per come sono fatti, per cui le navi hanno più facilità a evitarli, che li vedono arrivare, specie se sono sul chi vive come adesso. Vediamo che velocità va. Io vado a 15 nodi di massima. Lei va a 6, per cui raggiungerla la raggiungiamo, bisogna vedere se riusciamo a sparargli un siluro come Dio comanda. Distanza. È già andrebbe bene da qui, però con tutti questi zigzag. 771. Allora, a questo punto proviamo, è l'ultimo siluro che abbiamo. Solo che a meno di questa distanza non ha senso sparargli. Non si becca. Cioè non esplode il siluro. Ecco,
quando fa sti salti è perché c'è la connessione ballerina. Vedi, vedi sto simbolo, quando fa così c'è la connessione ballerina, adesso chissà che cazzo avrà fatto. Speriamo in bene. Gli ho sparato 5 siluri. Una nave che di solito ne richiede uno, uno e mezzo. Guarda questi salti strani. E c'è l'icona qua sotto del cavo. Ecco, se girasse un po' a sinistra andrebbe benissimo la nave. E qui rischiamo di prenderla per la terza volta in punto, di non prenderla. Anzi, non la prendiamo. Quindi non riusciamo ad affondarla. Ma va a cagare. Volevo farti l'esempio fico, è venuto fuori un macello. Vabbè, comunque il gioco funziona così. Questo per quanto riguarda la mappa, diciamo, tattica. Questa è la mappa tattica. Poi c'è invece c'è adesso, vabbè, mi allontano tanto qui. Poi c'è la mappa strategica, che è questa. Nella mappa strategica tu selezioni il tuo sottomarino, fai set course e lo puoi mandare dove vuoi. Se lo mandi su queste sono le missioni, ti spiego cosa devi fare. Ogni missione ti dà punti prestigio, vedi lì in basso, e punti esperienza. Quei punti esperienza aumenti di livello. Quei punti prestigio, i PP, che sono come gli RP di Ghost Recon, compri le cose. Questo qui è il porto, se fai calculate course. Ecco, ti fa questa domanda. Cosa succede? Qui il gioco giustamente ti dice se tu fai move off, se ti muovi normalmente nella realtà, per fare questa distanza ci vuole un giorno, 8 ore, 18 minuti. E quindi davvero ci mette un giorno, 8 ore reale, cioè devi ricollegarti domani. Se no usi i TCP, che sono i punti di compressione temporale, ne usi 5, sono gratuiti, si ricaricano col tempo, sono questi qua, e fai skip. Ti muovi istantaneamente, ti tira via 5 punti, poi te ne ridà uno ogni quarto d'ora e arrivi a destinazione istantaneamente. Si usa così, in modo da evitare attese eterne. Perché questo gioco tende a essere in tempo reale, però ovviamente non può farti aspettare 2 giorni per fare una missione. Adesso stiamo tornando al porto, mi chiede se voglio entrare nel bunker dove ci sono tutti i miei sottomarini. E questo qui è quello che ho usato adesso, il Tape D, che è molto silenzioso ma ha pochi lanciasiluri. Questi sono i miei ufficiali, quelli che ti ho fatto vedere prima. Più sono alti di livello, meno fanno cazzate. Qui devo ricaricare i siluri, quindi gli rimetto 3 siluri di quelli standard e 2 nella riserva. Questo qui è il diesel, 26 tonnellate gli bastano. E queste qui le munizioni dell'antiaerea. Riparazioni, se per caso si è rotto qualcosa, ma non è il nostro caso. Modifiche, puoi migliorare le varie parti, in modo che le eliche fa meno rumore, il motore va di più, fai angoli più stretti di virata con i timoni. Ognuno ha delle cose. Il periscopio vedi più lontano, con questo aumenti la benzina che puoi portare. Insomma, sono tutte migliorie che puoi fare. Ogni cosa che fai prende tempo. È un po' così, vabbè, vediamo un po' se così riesci a fare le prime partite.